Grazie mille per i complimenti e un saluto a tutti. Ciao Lucio, ma sei più contento per la terza vittoria consecutiva? La domanda è un po' retorica. Oppure sei scontento per il primo gol preso al 94esimo? Beh, ci sarebbe da fare una firma grossa come una casa, se fosse sempre così. No, sono contento per la prestazione, sono contento per i ragazzi, sono contento per lo spirito che vedo, e questo è un buon viatico per il resto della stagione. Quindi non è inutile guardare al resto in questo momento, noi lavoriamo per proseguire su questo trend, ma soprattutto, ripeto, a livello di spirito, anche quello visto oggi è importante. Abbiamo un'anima forte, ripeto, è una cosa che mi fa veramente felice, è vivere con questi ragazzi. Vincere aiuta ad allenarsi bene, aiuta a soffrire meno durante la settimana e aiuta a vincere meglio. Però in questo momento sei anche là insieme al Modena. Cioè, è chiaro che adesso anche gli avversari, anche se prestissimo, cominciano a guardarti in maniera diversa. Ma sì, io credo di sì. Ribadisco, guarda la classifica in questo momento, mi sembra veramente poco probante. Quello che possiamo dire è che io credo che gli avversari comunque facciano bene a rispettarci, perché giocare contro il Fiorenzuola in questo momento credo che non sia facile. Insomma, anche oggi abbiamo dato una dimostrazione, credo, veramente importante, quando una squadra dai valori tecnici notevoli, anche oggi abbiamo fatto la partita, anche oggi abbiamo tenuto il pallino per molti tratti, abbiamo applicato molto bene i nostri concetti, quindi sono molto molto contento, molto. Senti, domenica, chiamiamolo derby, o comunque questo girone fortunatamente ha trasferte anche abbastanza corto, la gara di Lodi con il Fanfulla, ecco, dove pensi che ci sia ancora più spazio di margine di miglioramento per una squadra che, ribadisco e ricordo, chi si fosse messo in contatto solo adesso su Radio Sound ha vinto 3 partite su 3? No, ma stiamo scherzando, i margini ci sono sempre, cose da migliorare ci sono settimanalmente. Noi lavoriamo forte, lavoriamo bene, lavoriamo sulle cose che vediamo, sulle cose che applichiamo, siamo solamente all'inizio, abbiamo da migliorare a livello individuale, a livello di reparto, a livello di squadra, dobbiamo migliorare nella chimica, dobbiamo migliorare in tantissime cose, fa parte del nostro DNA, noi siamo partiti consapevoli di quello che poteva essere, ma sapendo anche che bisognava costruire tantissime cose. Ma qui in questo momento non mi fermerei mai a fare degli applausi a questi ragazzi che stanno meritando tanto. Ogni domenica ci emozioniamo dentro spogliatoio, è quello che chiedo prima delle partite, e quindi sono molto contento per loro. Sono molto contento di stare con loro. Adesso poi sabato sera abbiamo questo derby a Lodi contro una squadra di nuovo, se si vanno a vedere i nomi con spessore, una squadra forte di nuovo, una squadra che sicuramente ci farà la guerra, ma noi dobbiamo essere pronti ad ogni situazione, ad ogni campo, ad ogni arbitro, ad ogni pubblico, ad ogni difficoltà. Ci prepariamo per queste settimane, fino ad oggi insomma i risultati ci stanno dando ragione, e quindi non ci resta che proseguire su questa strada.